Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux è per sempre. Benvenuti in questo video. Ho visto che c'è un certo interesse da parte dei miei iscritti verso i Window Manager. In un video abbiamo già visto come installare e configurare OpenBox su una distribuzione GNU Linux minimale. Oggi vorrei trattare BSPWM, un tiling Window Manager che sto utilizzando con soddisfazione da un po'. Intanto ripetiamo qual è la differenza tra un ambiente grafico completo, un desktop environment, e un window manager. Un desktop environment porta con sé una collezione di diversi programmi, tra cui anche un window manager, ossia quel programma che si occupa di stampare sullo schermo le diverse finestre. Però porta con sé anche tante altre componenti, ad esempio un pannello, un emulatore di terminale, un file manager, un qualche programma per settare lo sfondo, il wallpaper, eccetera. Il window manager invece è solamente un window manager, ossia quel programma che stampa sullo schermo le finestre. Siamo poi noi che a partire da questo window manager dobbiamo crearci il nostro desktop environment. Allora, mentre un window manager tradizionale stampa le finestre sullo schermo dandoci la possibilità di trascinarle con il mouse e sovrapporle una all'altra, un tiling window manager ripartisce lo spazio dello schermo, il 100% dello spazio dello schermo, alle diverse finestre. Se abbiamo un'unica finestra aperta, questa occuperà il 100% dello schermo. Se abbiamo due finestre, queste generalmente occuperanno ognuna il 50% dello schermo, eccetera. Comunque, lo vedrete in questo video. Allora, io ho preparato un'installazione minimale di Parabola, una distribuzione basata su Arch, quindi procediamo con l'installazione dei pacchetti necessari. Se voi invece siete su una distribuzione basata su Ubuntu oppure su Debian, andate con sudo apt install e poi il nome dei pacchetti. Se siete, non so, ad esempio su Fedora, andate con sudo dnf install e il nome dei pacchetti. Se siete su una distribuzione basata su Arch, come nel mio caso, sudo pacman-s maiuscolo. Quindi procediamo con l'installazione di BSPWM, poi di sxhkd, che nome complicato, questo è il demone delle shortcuts, della combinazione dei tasti. Qua ci permetterà di premere una combinazione di tasti per effettuare delle operazioni, anche di andare a configurare le nostre proprie combinazioni di tasti. Poi ci servirà un pannello, generalmente gli utilizzatori di BSPWM utilizzano Polybar, è un po' lunga da configurare, quindi io scelgo Tint2. Tint2 è un pannello che solitamente viene usato su un window manager tradizionale, però va benissimo anche per un tiling window manager. Poi ci servirà un emulatore di terminale, installo assolutamente xterm, perché xterm è l'emulatore di terminale che i window manager si aspettano di trovare installato, ma vado anche con alacritty, ecco qua. Installiamo un file manager, ad esempio Thunar, che è il file manager di xfce, poi possiamo installare il lxappearance, che serve per settare l'aspetto grafico dell'applicazione GTK, poi vado con Picom, che serve per le trasparenze e gli effetti ombra. Poi ci serve un lanciatore di applicazioni, nello scorso video ho utilizzato Rofi, qua vado con Dmenu, poi possiamo installare Nitrogen per settare il nostro sfondo. Cos'altro? Ah, in questo sistema non ho nemmeno l'X-Server, quindi installo Xorg, va bene, mi sembra che questo già possa bastare. Quindi installiamo, do la password, ok, metto in pausa e ci rivediamo quando avrà finito di scaricare ed installare. Ha finito di installare i pacchetti, Come avrete notato non abbiamo installato un login manager. Se voi lo volete andate con sudo pacman-s light, scusate sposto la webcam, lightdm e poi lightdm gtk greeter e abilitate il servizio al boot del sistema. Comunque qua vi mostrerò come accedere alla sessione di BSPWM semplicemente con il comando startx. Abbiamo bisogno di creare il file .xinitrc.xinitrc e scriviamo exec bspwm, salviamo, usciamo. A questo punto con Start X avvieremo il nostro Window Manager. Prima di iniziare direi di copiare i file di configurazione di BSPWM e lo facciamo con il comando install trattino d maiuscolo m minuscolo 755. Andiamo su usr share doc bspwm example bspwmrc e lo copiamo su sulla nostra config bspwmrc fatto. Comunque sto seguendo la wiki di Arch Linux. Le wiki di Arch Linux sono sempre ben fatte, quindi potete copiare i comandi assolutamente dalla wiki. Facciamo la stessa cosa adesso per il file di sxhkd, quindi install trattino d maiuscolo m minuscolo 644 su usr share doc example sxhkdrc e lo copiamo su config sxhkd sxhkdrc fatto. Ok, direi di avviare il Window Manager con Start X. Bene, ci troviamo di fronte ad una schermata nera, ma possiamo avviare il nostro emulatore di terminale, che purtroppo ho visto essere URXVT. BSPWM si aspetta URXVT, che non abbiamo installato. Abbiamo installato xterm e alacritty. Niente di irrisolvibile, abbiamo comunque installato Dmenu, quindi possiamo lanciare Dmenu con la pressione di tasti, con la combinazione di tasti super spazio. Quindi tasto Windows e spazio. E vedete in alto, se riuscite a vedere, si è aperto il lanciatore Dmenu. Da qua possiamo scrivere ad esempio alacritty ed ecco qua la nostra finestra di alacritty. Ingrandisco un po' in modo che possiate vedere, va bene. Quindi abbiamo, ricapitolando, abbiamo questi due file che abbiamo su config bspwm rc, eccolo qua. Questo è il file di configurazione di bspwm e parte con l'avviare dei programmi allo start. L'unico programma che viene avviato nella configurazione di default è il daemon sxhkd. Poi abbiamo la configurazione per un monitor, si può effettuare per diversi monitor, e questi sarebbero gli spazi di lavoro, i diversi desktop: desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono 10 di default. Qua potremmo andare a cambiare i nomi di questi spazi di lavoro, andare ad inserire anche delle icone volendo, e poi come vedete abbiamo diverse configurazioni, ad esempio la larghezza dei bordi, che al momento è 2 pixel, il gap tra le diverse finestre, che al momento è 12, ve lo mostro aprendo un'altra finestra di Alacritty. Ecco, abbiamo un gap di 12 pixel. Bene. Poi infine abbiamo le regole di questo window manager, cioè è possibile dire a BSPWM di aprire un determinato programma su un determinato desktop. Sul desktop 8 ad esempio verrà aperto GIMP e verrà impostato come finestra floating, cioè è possibile trascinarla con il mouse come se fossimo su un window manager tradizionale, e non appena GIMP si aprirà lo seguiremo spostandoci sul desktop numero 8. Qua possiamo impostare tutte le regole che vogliamo, una regola per ogni programma, diciamo. Quindi questo è il file di default. Vedremo di effettuare delle configurazioni, ma dapprima vediamo il file, l'altro file che abbiamo copiato, sxhkd rc. Questo è il file per come lo trovate di default, con l'eccezione che al posto del tasto super ho indicato alt. Vedete, laddove voi avete super io ho alt, perché l'ho fatto, perché altrimenti mi andrebbe in conflitto con le scorciatoie che già mi trovo sul sistema, sul mio computer vero e proprio. Queste invece scorciatoie devono essere valide per la macchina virtuale. E come vedete, come emulatore di terminale abbiamo URXVT, quindi come prima cosa lo cambiamo e andiamo a scrivere ad esempio Alacritty, che abbiamo installato. Poi come vedete, come lanciatore di programmi abbiamo Dmenu, e questo verrà lanciato con la pressione, con la combinazione di tasti alt e spazio nel mio caso, nel vostro caso super spazio. Qua scorrendo possiamo vedere tutte le combinazioni predefinite, ad esempio alt e il tasto escape per rilanciare la configurazione di questo demone, e tutte le shortcut, tutte le pressioni di tasti del window manager BSPWM. Quindi sarebbe già buona cosa andare a scorrere tutto il file e imparare queste combinazioni per prendere un po' la mano con il window manager. Comunque diciamo che vogliamo inserire una nuova combinazione di tasti per aprire, non lo so, il browser web. Scrivo un commento, ad esempio web browser, e poi voi potete andare con il tasto super, con il tasto Windows. Io vado con il tasto alt e diciamo B per browser, quindi alt più B, e mi aprirà il browser, ad esempio Firefox, che in realtà non ho nemmeno installato, però va bene. Una volta effettuata questa modifica sul file, salviamo il file e riavviamo la sua configurazione con la combinazione alt escape, nel vostro caso super escape, e quindi da questo momento in poi potremmo avviare Firefox con la combinazione di tasti alt più B. Adesso torniamo sul file di BSPWM, quindi BSPWM RC, e andiamo ad aggiungere altri programmi che si avvieranno automaticamente all'avvio di BSPWM. Abbiamo solamente sxhkd, andiamo a mettere ad esempio Nitrogen, Quindi nitrogen _ restore & in questo modo si avvierà ogni volta nitrogen e andrà a settare il white wallpaper, lo sfondo che avevamo scelto. Ancora non ne abbiamo scelto alcuno, comunque già ci troveremo nitrogen pronto. Poi abbiamo detto Picom, però per Picom andrei a scrivere da prima quello che già c'è scritto nella prima linea, ovvero pgrep -x Picom redirezione su dev null or Picom -c -f -b & Cosa abbiamo fatto con pgrep? Abbiamo praticamente controllato se il processo esiste già, quindi non c'è bisogno di avviarlo nuovamente. Se invece il processo non esiste, allora abbiamo Picom. Facciamo la stessa cosa per il pannello. Se voi avete installato Polybar, lo fate per Polybar. Pgrep, io vado con Tint2, quindi pgrep -x Tint2 or Tint2 & Tutte queste linee devono terminare con &. Bene, fatto ciò, salviamo il file e riavviamo BSPWM con il vostro tasto modificatore, nel vostro caso il tasto super, il tasto Windows ed R. Ecco, vedete che in basso è già spuntato il pannello Tint2 e dovremmo avere anche le trasparenze di Picom, che però non riusciamo a vedere perché Alacritty ha settato come opacità il 100%. Non so se riuscite a notarlo, ma se spostiamo il puntatore del mouse su un'area vuota del desktop vediamo una X. Per vedere il puntatore, il normale puntatore, dobbiamo inserire un'altra riga qua. Scriveremo, aspettate che copio dalla mia configurazione attualmente, che uso attualmente, xset root, quindi xset root. Poi cursor name left ptr sì e &. Bene, poi volendo possiamo andare a cambiare la larghezza dei bordi e aspettate che scorra in basso, e il gap. Io ad esempio nella mia configurazione ho 10, quindi vado a cambiare il gap a 10. Come bordo scelgo 3, quindi un pochettino più spesso, 3 pixel. Dopodiché potremmo andare ad esempio a settare i colori. Facciamo inserendo una riga qua, bspc config, ad esempio normal color, aspettate com'era, normal border color, e qui dovremmo andare ad inserire il codice esadecimale del colore, che inizia con un asterisco e poi, non lo so, ad esempio 22, 22, 22. Va bene, essendo che BSPWM già lo uso su tutti i miei PC praticamente, andrò a scaricarmi le configurazioni, a clonare le configurazioni. Innanzitutto andiamo a settare un wallpaper con nitrogen, da prima mi scarico dei wallpaper, lo faccio con git clone, quindi con git clone https://github.com/clarintux poi wallpapers.git, e così mi scarica tutti i wallpapers che ho. Ci vedremo quando ha finito di scaricare. Adesso ho i miei base fondi, quindi apriamo Nitrogen, andiamo su preferenze e aggiungiamo la cartella degli sfondi appena scaricata. Va bene, scegliamo uno sfondo, ad esempio il primo, ed ecco qua. Ecco qua. Dopodiché, avendo le mie configurazioni su GitHub, vado a clonare il mio repository con questo comando e a questo punto dovrei avere le mie configurazioni, le configurazioni che ho proprio sul PC. Va bene, vi faccio vedere semplicemente il mio PC, spengo la macchina virtuale. Ecco, questo è il mio Windows Manager BSPWM. Ho 10 desktop virtuali. Se vado con super invio mi si apre un terminale, questo è Alacritty. Se lo apro di nuovo vedete che abbiamo il 50% dedicato alla nuova finestra. E questo è il mio sistema con BSPWM come tile window manager. Vedete, abbiamo qua 3 finestre, una che prende più spazio, la finestra master si chiama, e 2 finestre più piccole. Ho i miei 10 workspaces, i miei 10 ambienti desktop. Sul secondo, ad esempio, ho il browser internet, ho la webcam che mi segue su qualunque ambiente di lavoro, spazio di lavoro. Qua un file manager, o anche un file manager visuale, Thunar appunto. Qua la mia collezione musicale, questo è ncmpcpp. Qua un cliente email, eccetera. E niente, BSPWM devo dire che mi piace parecchio, sia perché è un tiling window manager, sia perché si configura tramite 2 file praticamente. Il file che abbiamo visto di sxhkd per le combinazioni dei tasti, molto semplice, molto pulito come file, e anche il file di BSPWM stesso è abbastanza semplice, è uno script praticamente. Quindi molto interessante, molto bello per quanto mi riguarda, continuerò ad usarlo sicuramente. Va bene, questo è tutto per oggi. Ciao da Clarintux.